La peer review è un'istituzione centrale nello sviluppo della ricerca scientifica. Pensate, chiedere a un esperto un parere prima della pubblicazione di un manoscritto è prassi sin dal 1600, nelle famose prestigiose Philosophical Transactions della Royal Society nel Regno Unito, una delle prime riviste scientifiche al mondo. Il parere di esperti indipendenti prima della pubblicazione di un lavoro è garanzia che i risultati scientifici siano validi e attendibili e considerati tali da chiunque, compresi cittadini, decisori pubblici, medici, pazienti. Fino a pochi decenni fa, i rapporti dei valutatori, oltre che anonimi, erano strettamente confidenziali. Tranne gli autori di un lavoro o gli editor di una rivista, nessun altro aveva accesso a tali informazioni. Negli ultimi decenni, alcune riviste scientifiche hanno iniziato a rendere più trasparente il processo della peer review, pubblicando i testi dei rapporti, a volte anche accompagnati dall'identità dei valutatori, assieme agli articoli pubblicati. Ecco, questa è l'open peer review. La sfida è favorire un dialogo più trasparente tra esperti, un confronto più costruttivo, meno competitivo, dando al contempo maggiore visibilità all'importante lavoro dietro le quinte dei revisori. Pensate ora a uno studente o un ricercatore alle prime armi, leggendo questi rapporti può imparare ad affinare una delle arti più importanti della comunità scientifica: essere scettici ma costruttivi, rigorosi sulla verità scientifica, ma esperti disposti ad aiutare qualsiasi collega a migliorare il proprio lavoro.